Anche ho letto Andrea Camilleri, c'era stata l'onda lunga del suo successo tardivo e in realtà però quel nome mi suonava familiare perché dentro casa mia zia, che si occupava di letteratura siciliana per passione, anche a volte in parte per lavoro, aveva già i suoi libri precedenti, quindi Andrea Camilleri era già un nome. Molti dei suoi racconti, anche delle rese filmate, hanno questa magia di ricostruzione di un ambiente che è già poetico di suo? C'è una malia che hanno gli scrittori siciliani, è inutile negarlo, soprattutto quelli delle generazioni precedenti che ereditavano a loro volta i Pirandello, i Capuana. Allora c'era sicuramente in Camilleri questa bellezza della musicalità, delle parole, delle frasi, dei sintagmi, proprio si poteva stare ad ascoltarlo per ore e la stessa cosa accadeva quando lo si leggeva, tanto è vero che è un autore prolifico e non ha mai abbassato la qualità. Scrittore e anche affabulatore, senza che questo suoni come una diminuzio. Ma affabulatore è una parola bellissima, io non capisco perché venga usata come dispregiativo, perché è un'arte, quella dell'affabulazione, che ovviamente va riempita di contenuti, e lui lo faceva benissimo. Anche quando interveniva nel dibattito pubblico, lui era capace di dire le cose più dure e più ferme con una grazia incredibile. Noi non avremmo mai voluto che la vita di Camilleri finisse, io personalmente avrei voluto che durasse ancora anni e decenni, oltre il pensabile. Che mala pensata che feci proprio.